Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Carpanzano, la 12ª sagra della Castagna, in compagnia di Giuliana Zelletta, che è del Avirco, un'associazione che si occupa di una cosa molto importante, infatti sta fermando molte persone, e ci dirà lei adesso perché. Allora, io mi chiamo Giuliana, buonasera, sono una semplice volontaria dell'associazione Avirco Insufficienza Respiratoria Cardiopatia Obesità Infantile. Questa sera chiediamo a tutti qui presenti un grande aiuto e sostegno per sostenere innanzitutto le famiglie disagiate che hanno i loro bambini, i loro familiari malati di cuore. Quello che noi si chiede è questo sostegno in modo che possiamo aiutarli sulle ore di assistenza, sulle visite mediche, e in più è partito il progetto Avirco sui defibrillatori nelle scuole in tutta Italia. Bello. E quindi quello che noi chiediamo è questa donazione al loro buon cuore, ovviamente. Più sono e meglio è. Vi invito a tutti quanti a partecipare quando ci incontrate, ovviamente. Quindi praticamente se li vedete passare in varie, non so, fiere, sagre o per la strada, fermatevi, date un contributo, anche perché con 20 euro si riesce a fare cosa? Date un punteggio per le visite mediche, come sui defibrillatori e sulle ore di assistenza. Tra l'altro c'è da dire che loro hanno la pagina Facebook, che è appunto Associazione Avirco, sono presenti ovviamente sul territorio nazionale, quindi non siete soltanto in Calabria. No, da ovunque, in tutta Italia ovviamente. Perfetto, e quindi di conseguenza il contributo lo potete dare, vi rilasciano anche la ricevuta, quindi fatelo tranquillamente. Io ringrazio veramente Giuliana Zelletta per il contributo che sta dando non soltanto qui a Carpanzano, la 12ª Sagra della Castagna, ma in generale alla società, perché il volontariato è importante per cercare di migliorare, di cambiare un po' il mondo. Grazie ancora Giuliana, grazie ancora Avirco, e ci vediamo in giro. Va bene, grazie mille a tutti e buona serata. Vi aspetto in molti, mi raccomando.